Oh, ma questo posto non è male. Ah, ciao, farfallina. Benvenuto tra noi, fratello. Tu devi essere Homer, io sono Craig, questa è Amy. Ci vediamo? Ve ne andate? Fermi! Io che faccio prima qui? Prima cosa, dimentica tutto ciò che hai imparato alla scuola dei missionari. Fatto! Abbiamo insegnato loro un po' della nostra lingua e ridicolizzato le loro credenze. Tu puoi continuare da qui. Ciao! Attento, sono pidocchiosi. Dico sul serio. Io, Homer! Io, nascostami da PBS! Io sono Kotok Tok e questo è Huck. Benvenuto, reverendo Homer. Siamo ansiosi di imparare Bibbia da te. Ecco qui, abbuffatevi. Non sappiamo leggere. La parola fuso orario non mi dice niente, vero fuso orario? Stai gustando il testicolo di bue? Oh, sì, super moltissimo, mo. Davvero? Sei sicuro di non preferire noce di cocco? Sono deliziose. No, sto bene così. Che fine fanno tutte le ragazze topless che si vedono sulle riviste geografiche? Craig ed Amy ci hanno donato il senso del pudore. Tutte le donne nude sono su quell'isola lì. Lì si fa di tutto. Grifo, grifo. Che cos'è? Oddio, che cos'è? Oh, noi lo chiamiamo... Scusa, spina di pesce in gola. Lo chiamiamo terremoto. Ah, magnifico. Ora il mio testicolo è pieno di formiche. Grazie, tesoruccio. Tieni una Bibbia. Io mi chiamo Homer, e tu? Io, ui, tu, il Luki, Tana, Wange. Mitico, ti chiamerò Lisa Junior. Allora, come ci si diverte da queste parti? Craig e Demi stavano scavando un pozzo. Craig ed Amy stavano anche costruendo una cappella. Craig e Amy, ma perché non ve li sposate, Craig e Amy? Io gliela volevo fare, la dichiarazione. Come? La ricezione TV qui, ottima o... TV? Non avete la TV? E cosa guarderò mentre me ne sto sbregato sul divano? Divano, eh? Neanche i divani! Oh, cavolo! Mi serve una birra, eh? Oddio! Oddio! Niente TV! Oddio! No, niente. Ci siamo, sì? Sì. Homer! Eh? Ma che... Ciao, Homer! Insomma, rispondete, ce ne sono! Marge! Homer, stai bene? Credo di sì, ma il primo mese è stato durissimo. Sei via solo da 2 giorni? Davvero? Senza TV è difficile capire quando inizia un giorno e ne finisce un altro. Mi manchi, papà. Mamma non mi fa leggere Agar il Terribile. È che non lo trovo divertente. Vedo che la casa va a pezzi senza di me, perciò ecco i miei nuovi ordini. Bart, ora tu sei l'uomo di casa. Lisa ti promuovo a bagarospo. E ora Maggie è la piccola genio. Il tostapane prenderà il posto di Maggie. E Marge, tu sei un consulente. Papi? Sì, figliolo? Voglio solo dirti quanto sono orgogliosa del tuo interesse per il prossimo. Davvero? Sei fiera di me? Oh, sì! Tutta la città ti ritiene un vero filantropo. Ned Flanders è verde d'invidia. Oh, sul serio? Beh, col vostro permesso ho un po' di civiltà da diffondere come una bella fonduta da fare assaggiare a questa gente vuota come i buchi dell'Emmental, ragazzi. Papà, stai leccando i rospi? No, sto leccando rospi. Beh, è ora di mettermi al lavoro. Il filantropo Homer Simpson passa e chiude. Viaggio.